Cari amici e cari amiche di Total Photoshop, ben trovati in questa nuova puntata con la nostra Tutorial TV. Io sono la Cri e quest'oggi siamo in compagnia del buon InDesign. Ci preoccupiamo di fare degli effetti particolari sui nostri box di contenimento, sia testo che immagine. Ma bando alle ciance, vedremo subito di cosa si tratta questa puntata. Eccoci qua, davanti a un semplicissimo impaginato, ed ecco il soggetto in questione, ovvero questo bel box di testo modificato un po' a piacere. Come è stato fatto? Beh, semplicemente ci corrono in nostro aiuto gli strumenti di InDesign e le varie opzioni. Quindi al momento lo eliminiamo. Partiamo subito con la costruzione di un box. Lo facciamo appunto rettangolare e lo posizioniamo qua. Per comodità gli diamo già un riempimento, anzi vado a selezionare lo stesso riempimento del box, della fascia superiore che ho già inserito a fianco al titolo. Con lo strumento di selezione, facendo clic sul mio oggetto, vedete che compare questo quadratino giallo. L'abbiamo già visto in altri tutorial, semplicemente facendo clic sul quadratino giallo appaiono questi rombetti gialli. Bene, muovendo i rombi gialli abbiamo la possibilità di arrotondare gli angoli del mio oggetto. Ovviamente possiamo arrotondare gli angoli anche dalla barra delle opzioni. In effetti, ogni volta che selezioniamo il nostro oggetto, la nostra forma, sulla barra delle opzioni ci compaiono appunto tutte le opzioni che possiamo attribuire a quell'oggetto. Nello specifico, eccolo qui, angoli arrotondati, che possiamo andare a personalizzare un po' come vogliamo. E ovviamente questo è il valore in pixel dell'arrotondamento. Poco male, a noi basta così. Ora cosa dobbiamo fare? Voglio trattare questo oggetto come se fosse un vero tracciato. Sì, perché InDesign ci permette di elaborare quell'oggetto in modo che diventi un puro tracciato. Di conseguenza possiamo incontrare anche le varie maniglie delle nostre curve di Bézier, anche appunto riguardanti le curve del nostro oggetto. Come lo facciamo? Semplicemente attraverso una voce dal menu oggetto. Perché in design bisogna sempre dire quello che vogliamo fare e come vogliamo, obbediscono in un certo senso ai nostri comandi, ed ecco che andiamo nel menu oggetto, alla voce tracciati, gli diciamo di aprire il tracciato. Immediatamente ecco che abbiamo a disposizione lo strumento di selezione diretta ed ecco che possiamo appunto modificare ogni singolo punto del tracciato del nostro oggetto un po' come vogliamo. Facciamo dei passi indietro, a questo punto possiamo trattarlo proprio come un oggetto vettoriale, ecco perché possiamo aggiungere dei punti di ancoraggio sul tracciato stesso e ovviamente andare a selezionare quello che ci interessa per poterlo modificare. Voilà, ecco creato il mio bel box. Sapete bene che attraverso lo strumento testo basta fare clic su questo nuovo box per attribuirgli appunto la funzione di contenitore di testo. Andiamo quindi a prendere lo strumento testo, facciamo un bel clic al suo interno e immediatamente il mio cursorino lampeggia. Non faccio altro che inserire del testo segnaposto, tanto per, e selezionandolo tutto gli do la stessa identica formattazione che magari trovo qui in questa didascalia. Visto che ho uno sfondo rosso, anziché attribuirgli il colore nero al testo, gli do un bel colore bianco. Ecco qua. Ecco qui, ma è troppo vicino ai miei bordi. Di conseguenza, una volta che è selezionato, non faccio altro che tornare nel menu oggetto e selezionare opzioni cornici di testo. Ora ho a disposizione, essendo una forma un po' più articolata, ovviamente i pixel per dei margini uniformi. Quindi mi basta aumentare questo valore
magari se seleziono anche l'anteprima posso vedere che cosa succede, ed ecco che ho la possibilità di distanziare il testo quanto mi pare dal bordo del box che lo contiene. Senza andare ad eliminare del testo, ecco qua, diamo un bel ok. Ecco, creato un box di contenimento testo realizzato con gli strumenti che InDesign ci mette a disposizione e modificato un po' come avevamo bisogno che fosse questa forma, di conseguenza un po' a modo nostro. Lo abbiamo fatto rapidamente sfruttando tutti gli strumenti che InDesign ci mette a disposizione per la realizzazione di questi effetti. Finisce qui anche questa puntata, non mi resta che augurarvi buon divertimento con InDesign. Vi ricordo di iscrivervi gratuitamente alla nostra newsletter e di comunicare con noi attraverso i social network. Tutti i click li trovate qua sotto. Grazie a tutti e alla prossima, dalla Cri.